Un saluto a tutti gli amici di JizzChina.it. Benvenuti a una breve panoramica dell'alimentatore AOK con funzionalità di ricarica rapida e supporto allo standard Qualcomm Quick Charge 2.0. Il dispositivo in questione è possibile acquistarlo al prezzo di 13,99€ su Amazon.it, con spedizione espressa tramite Corriere dall'Italia. L'alimentatore realizzato da AOK arriva in un piccolo box di cartone senza molti fronzoli estetici. Come già detto in apertura, una delle funzionalità principali di questo dispositivo, per cui è preferibile ad altri, è la ricarica rapida col supporto allo standard Qualcomm Quick Charge 2.0, sempre più diffuso nei dispositivi di ultima generazione con appunto ricarica rapida. Il design dell'accessorio è molto basilare e riporta sul profilo destro il logo della tecnologia Qualcomm Quick Charge 2.0, sulla parte destra il logo AOK incastonato nella plastica del dispositivo. Davanti troviamo la presa per alimentare il terminale e sul lato posteriore invece è presente la singola porta USB colorata di arancione con le specifiche tecniche del terminale e le certificazioni in materia di sicurezza, nonché il mancabile scritta Made in China. Il dispositivo a livello tecnico è in grado di erogare un output fino a 2A con regolazione automatica della tensione massima supportata dallo smartphone, come hai visto già in altri dispositivi che abbiamo recensito realizzati da AOK. Parliamo dell'aspetto cruciale di questo terminale. Conviene acquistarlo? Noi abbiamo provato a fare un test comparando due dispositivi, uno con supporto a Quick Charge 2.0 e uno non supportato. Stiamo parlando del Sony Z3 Compact e del OnePlus One. Il Sony Z3 Compact supporta nativamente lo standard di ricarica Qualcomm, mentre il OnePlus One, nonostante l'hardware potrebbe supportarlo, non è integrata questa funzionalità. Snoccioliamo qualche dato tecnico. Per quanto riguarda il Sony Z3 Compact abbiamo un aumento delle prestazioni fino al 40% in fase di ricarica. Infatti il dispositivo, utilizzando il cavo in dotazione realizzato da Sony ma il caricabatterie abbinato a OK, si riesce a ricaricare in circa un'ora e mezza o anche meno, partendo da zero fino ad arrivare al 100% di carica. Quindi un aumento abbastanza notevole prestazioni a fronte di circa 2 ore e mezza con l'alimentatore base. Per quanto riguarda invece OnePlus One, vi è un piccolo miglioramento rispetto all'alimentatore standard realizzato da OnePlus, però non tale da giustificare l'acquisto del dispositivo. Infatti parliamo di un circa un 15% in più di velocità di ricarica, ma a fronte dell'alimentatore standard. Comunque un incremento anche piccolo delle prestazioni di ricarica c'è, ma non tale da giustificare l'acquisto. Dunque, per quanto concerne i dispositivi con supporto nativo alla funzionalità implementata da Qualcomm nei propri chipset, ovvero la Quick Charge 2.0 già citata, è decisamente consigliato, anche in relazione al prezzo, l'acquisto di questo alimentatore, poiché vi consentirà di ricaricare velocemente il dispositivo e sarà in grado di regolare automaticamente la tensione massima di uscita in base appunto al dispositivo stesso, senza dover agire manualmente. Vi ricordiamo il prezzo: è disponibile a circa 13,99€ su Amazon.it con spedizione dall'Italia tramite Corriere Espresso. In conclusione, dunque, è assolutamente consigliato a tutti coloro che cercano un dispositivo per la ricarica rapida con supporto Quick Charge 2.0 ed è consigliato anche come alimentatore base da utilizzare con gli altri smartphone, poiché consente, anche se in percentuale minore, di diminuire i tempi di ricarica dei dispositivi con cui viene utilizzato. Da Luca per questa recensione è tutto, vi rimando alle prossime review che troverete su jizzchina.it nei prossimi giorni.